Anche le verdure a Natale meritano una posizione di rilievo, non possono essere lasciate a banali contorni. Così l'ingrediente protagonista della ricetta di oggi saranno i nostri finocchi. Invece di saltarli in padella in modo classico, quindi con un po' di olio, sale e pepe, vorrei proporvi la versione con il miele, quindi andremo a caramellarli leggermente e poi ci metteremo anche un goccino, una spruzzatina di aceto bianco. Una ricetta molto particolare e delicata, davvero non perdetevela. Ci servono circa 1 chilo di finocchi, 50 g di miele, 2-3 cucchiai di aceto bianco, sale, pepe, semi di finocchio, 3 cucchiai di olio extravergine, 50 ml circa di acqua, 30 g di uvetta e finocchietto quanto basta. Vediamo un po', insomma, come preparare questi finocchi caramellati. Togliamo le parti che di solito non consumiamo, mettiamo da parte. Togliamo anche la base, le foglie più esterne. Tagliamo poi a metà il finocchio e cerchiamo di ottenere delle fettine piuttosto regolari. Poi dovremo lavare le singole fettine in acqua per togliere eventuali parti di terriccio. Riuniamo le fettine di finocchio nella padella. L'induzione mi fa anche roteare sempre la padella, vabbè, non importa. Poi aggiustiamo di sale, pepe . Ci metterei anche dei semi di finocchio per rinvigorire ancora più il sapore, del miele che ci servirà proprio per caramellare i nostri finocchi. Per la versione vegan, naturalmente, sostituite il miele con dello sciroppo d'agave oppure con dello sciroppo d'acero. Va benissimo anche zucchero di canna, eh? Assolutamente sì. Poi portiamo a cottura con dell'acqua, circa 50-60 ml, insomma, non serve avere una cura precisissima del liquido in questo caso, oserei dire. Un tocco particolare è l'aceto di vino bianco, 2-3 cucchiai in base ai nostri gusti, sempre fiamma bella vivace, e particolare anche l'aggiunta di uvetta sultanina. Chiaramente se non vi va non mettetela, a me piace il contrasto dolce salato, quindi ci metto anche l'uvetta. E sapete, sono buoni anche con l'aggiunta di pinoli, però tostateli prima e aggiungeteli all'ultimo minuto, prima di concludere la cottura dei finocchi. Dobbiamo portare a cottura e saranno pronti quando, infilando i rebi di una forchetta all'interno, non sentiamo la pressione, quindi vuol dire che sono diventati morbidi al punto giusto. Copriamo con il coperchio, abbassiamo la fiamma. Circa 10-15 minuti e saranno pronti. Ho dunque lasciato caramellare i finocchi, quindi negli ultimi minuti di cottura ho alzato la fiamma in modo che si formasse appunto quel sughino un po' ambrato tipico del caramello. Quindi ora possiamo anche spegnere il fuoco, che sono pronti, sono morbidi. Aggiungiamo un po' di finocchietto e poi possiamo servire. Possiamo anche prepararli per tempo, anche con un paio di giorni di anticipo, e servirli il giorno di Natale. Ci basterà scaldarli e faremo comunque un ottimo figurone. Se volete azzardare, potete anche servirli con un goccio di glassa all'aceto balsamico, un trionfo di contrasti per il giorno, per uno dei giorni più importanti dell'anno. Buone feste a tutti da Alicia My Personal Trainer, mettete un bel mi piace se avete gradito. Un saluto a tutti e alla prossima!